e ben ritrovati. Oggi voglio parlarvi di un aspetto pratico proprio dell'applicazione dell'ENE. È un dubbio che ho riscontrato in vari messaggi e quindi è assolutamente necessario chiarire questa cosa. Mi scrivete che una volta preparata la miscela di erbe tintorie, una volta che procedete ad applicarlo sulla testa, vi risulta sempre più secca al punto che praticamente avete difficoltà a stenderla. Questa cosa non è assolutamente normale, mi raccomando. Non so come mai succeda questo, però evidentemente avete aggiunto troppa poca acqua o gel di semi di lino o quello che avete utilizzato all'interno della pastella. Fatto sta che qualora riscontraste questo diciamo difetto, questo inconveniente, è elementare, essenziale aggiungere dell'acqua, perché la pastella deve risultare proprio come una crema, deve essere facilissima da applicare sui capelli, perché diciamo che più è difficile e grumosa da applicare perché manca di acqua, più poi dopo la copertura anche dei capelli bianchi, la resa del colore sarà diciamo deludente, quindi non sarà delle migliori. Mi raccomando quindi assolutamente di non esitare ad aggiungere piano piano dell'acqua al punto da appunto ritornare ad ottenere quella consistenza cremosa quasi simile yogurt. E invece viceversa succede che qualcuna di voi aggiunga troppa acqua. In questo caso c'è poco da fare e purtroppo dovete ricalcolare le percentuali, perché se aggiungete tipo della cassia giusto per riuscire a ottenere una consistenza non troppo liquida, oppure qualsiasi altra erba tintoria, andate a modificare appunto le percentuali del vostro mix e quindi andate ad incidere sul risultato finale, quindi anche sulla copertura dei capelli bianchi. Quindi mi raccomando, anche in questo caso purtroppo, per riuscire a tornare ad ottenere un'ottima consistenza della pastella è essenziale che ritornate a calcolare a parte un altro piccolo mix con le percentuali del vostro mix. Soprattutto d'estate, sapete, se la fate troppo liquida con il caldo, le 2-3 ore di posa diventeranno un incubo perché continuerà a colarvi. Quindi vedrete che dopo le prime 2-3 volte che avete preparato la vostra pastella, prenderete la mano e l'occhio e non sarà più così difficile riuscire ad ottenere diciamo la consistenza ideale. Mi fermo qui, spero che questa piccola pillola vi torni utile, condividetela con le vostre amiche e mi raccomando lasciate il solito like. Ci vediamo nel prossimo tutorial, non dimenticate di iscrivervi al canale. Ciao!